La necessità di una formazione iniziale, organica, strutturata, continuativa è un dato di fatto verso il quale tutti concordano e le università si sono già attrezzate nel passato per rispondere ai 24 CFU, la richiesta appunto di una formazione che fosse una formazione di didattiche disciplinari e una formazione pedagogica. Quindi nel momento in cui entrerà a regime un vero sistema di formazione iniziale degli insegnanti, le università dovranno predisporre delle risorse non solo in termini di reclutamento, ma il reclutamento dovrebbe essere l'esito di un percorso di riflessione, di predisposizione, di una ricerca sulla didattica disciplinare, di una ricerca sulla didattica, quindi si parla già attualmente di centri di Ateneo sulla didattica che dovrebbero gestire tutto ciò che riguarda la ricerca didattica per la scuola e per l'università. Io credo molto nel coordinamento fra tutti questi aspetti perché si rafforzano reciprocamente, non si può distinguere la didattica universitaria, anche se poi i campi di applicazione sono ovviamente molto diversi, però come confronto metodologie tutti i percorsi didattici fra scuola e università sono chiaramente collegati. Quindi già l'istituzione di questi centri di Ateneo per la didattica creeranno le condizioni per un maggiore interesse, anche per una maggiore organizzazione complessiva di tutto ciò che riguarda la didattica, e l'esito di questo impegno sarà necessariamente anche un reclutamento dedicato che attualmente non esiste, ma non esistendo nemmeno uno, o esiste soltanto per scienze della formazione primaria, che è un corso di studio fatto a tutti gli effetti, però nel momento in cui invece ci sarà una struttura che appunto attendiamo, necessariamente l'università dovrà stabilire, dovrà dedicare delle risorse a questo, perché è un impegno molto importante. Tutte le università sono consapevoli di quanto sia fondamentale rafforzare questo aspetto, anche l'istituzione della terza missione, la valorizzazione della terza missione che poi è sempre esistita, adesso è diventata un asse portante delle università, però la formalizzazione di tutto ciò che riguarda la terza missione anche in termini di valutazione mostra che l'università guarda all'esterno, guarda al territorio, e la scuola è il primo ambito al quale l'università necessariamente deve guardare. La laurea magistrale abilitante implica che molti crediti siano dedicati a discipline psicopedagogiche, a pedagogia speciale, che è tutto importantissimo, ma che chiaramente in un momento in cui è necessario rafforzare la formazione disciplinare degli studenti, chiaramente indebolisce proprio quella che è la formazione di conoscenze di base. Quindi soprattutto per le discipline umanistiche di cui io mi occupo essendo docente di letteratura italiana, questo indebolirebbe moltissimo l'acquisizione delle discipline. Un professore di lettere deve acquisire una abilitazione in letteratura italiana, linguistica italiana, storia, geografia, si insegna al liceo anche latino, anche greco, e inoltre tutte queste discipline vanno messe in relazione con tutto il mondo culturale, quindi con le arti, con il cinema, con le altre letterature, con il teatro. Allora, per acquisire tutte queste discipline e avere una conoscenza di base anche delle possibilità di dialogo che esistono, non bisogna assolutamente indebolire la formazione del quinquennio. Il quinquennio deve essere assolutamente riservato all'acquisizione delle discipline. Su queste discipline poi si innesta, dopo il quinquennio, un percorso di formazione che deve essere un percorso aperto al dialogo con la pedagogia, con la psicologia, sempre e anche alle didattiche disciplinari, perché è sempre importante verificare nel concreto come poi si arriva a insegnare le discipline, quindi questo è sicuramente un elemento assolutamente necessario. Quindi la fragilità di una magistrale abilitante è proprio quella di sottrarre tempo
e possibilità una forte formazione disciplinare. Io parlo per le discipline umanistiche, ma in generale questo vale per tutte le discipline, comunque le vie brevi, cioè dei frammenti di formazione, non costruiscono un insegnante di qualità, un buon insegnante, perché proprio la formazione ampia, interdisciplinare, su tutte queste discipline e anche su tutto il mondo che può suggerire delle sollecitazioni, delle curiosità, delle suggestioni ulteriori, va assolutamente mantenuto. Ecco. E quindi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado la laurea abilitante non è assolutamente la opzione che noi consideriamo. La relazione fra discipline e ambiti psicopedagogici per l'insegnamento è importante perché il mestiere di professore adesso fronteggia delle sfide, è sempre stato così, ma nel mondo nostro, che è un mondo così ricco di apporti diversi, di studenti che non sono assolutamente omologati e di situazioni anche molto complesse, è importante che il professore abbia tutti gli strumenti per gestire una classe, per capire il disagio, per organizzare degli strumenti di resistenza al disagio individuale, al disagio collettivo. E questo è fondamentale, ovviamente si può acquisire attraverso appunto una solida formazione che sia psicopedagogica, anche antropologica, anche sociologica, quindi tutti questi ambiti sono implicati e la disciplina rimane ovviamente il momento d'incontro fra il docente e lo studente, ma lo sviluppo di metodologie che deve essere acquisito in via preliminare e come premessa all'insegnamento, non nel corso dell'insegnamento, lo sviluppo di metodologie è sicuramente fondamentale. Però ecco, io vedo un proficuo dialogo fra le discipline e la pedagogia calata nelle discipline, ecco, quindi dobbiamo anche individuare un nuovo linguaggio di comunicazione noi disciplinaristi con i pedagogisti, nel senso considerare i processi, la specificità delle singole discipline, cercare di individuare un linguaggio comune proprio per la qualità del profilo dell'insegnante. Ecco, questo penso che un dialogo sia necessario, penso che bisogna anche imparare a porsi con maggiore umiltà nei confronti della diversità di quello che si insegna, di come ci si rapporta all'insegnamento. Penso che bisogna fare un percorso proprio di costruzione assieme di un nuovo profilo, però finché non esiste una struttura all'interno della quale poi queste esperienze si calano, questo rimane sempre molto frammentario e affidato a occasioni estemporanee come può essere appunto un incontro, un convegno, mentre sarebbe necessario che tutte queste esperienze trovassero una casa comune, una casa istituzionale, un luogo, una struttura istituzionale all'interno del quale potersi confrontare. Ecco, e quindi l'urgenza di una soluzione all'assenza di una normativa per la formazione in ingresso degli insegnanti deve anche rispondere appunto a questa